Il video non è affatto definito, l'audio poco chiaro. Si tratta di un concerto del 1991, nel corso del quale Dolores O'Riordan presenta una canzone molto particolare, mai pubblicata finora, scritta in gaelico-irlandese, antica lingua di origine celtica. Il titolo della canzone è Ilsa, che significa Gesù. Dalla prossima settimana non sarà più necessario affidarsi a quella vecchia registrazione, perché Iosa farà parte del cofanetto che celebra i 25 anni dal debutto dei Cranberries, e lo fa a 9 mesi di distanza dalla morte di Dolores, trovata annegata in una vasca da bagno, intossicata dall'alcol. Gesù, venga il tuo regno, canta Dolores, ripetendo ad ogni verso Iosa, Iosa, la stessa ripetizione che si trova in un componimento anonimo popolare, vera e propria preghiera a Dio nella lingua irlandese. La scelta di Dolores non stupisce. Nata in una famiglia profondamente cattolica, si era schierata apertamente contro l'aborto, aveva incontrato San Giovanni Paolo II e partecipato a diverse edizioni del concerto di Natale in Vaticano. La sua Ave Maria aveva fatto da colonna sonora al film di Mel Gibson La Passione di Cristo. Quello stesso pezzo di Schubert che aveva eseguito in duetto con Big Luciano durante il suo Pavarotti in France.